Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione sportiva di Antenna Sud 85. Prima di andare a vedere i nostri servizi, vado a collegarmi da Milano con lo Sheraton. Giuseppe Andriani, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Dennis, buon pomeriggio, benvenuti allo Sheraton. Siamo nella parte esterna, l'ingresso praticamente è di qui, siamo a due passi proprio dall'ingresso, vedrete un po' di gente che passa, che arriva, insomma, ma è questo il bello del mercato. Siamo diciamo ormai a poche ore dalla fine, non ho visto l'orario perché ormai abbiamo perso anche la cognizione del tempo. 14:47. Sì, quindi mancano 5:13 insomma per la fine del mercato. Domani sì. Inizia quello di svincolati, lo dico da stamattina a tutti. Sì, Giuseppe, tra le altre cose, sì, anche perché ci sarà poi da parlare dopo quando faremo il punto soprattutto su Lecce. Com'è il clima all'intorno? Vedi gente che corre a destra e a sinistra oppure ancora tutto fermo? Dennis, a parte me, qualche collega che nella mia zona stanno mangiando tutti. Quindi non c'è gente che corre. Quintorno, però sai cosa? La particolarità anche di quest'anno, legata comunque a una struttura che è diversa, insomma è la stessa dell'anno scorso, però diversa rispetto agli anni precedenti, che ti accorgi quando qualcuno sta facendo qualche trattativa perché non lo vedi più. Quando li vedi di solito non stanno facendo trattativa. Assolutamente, assolutamente sì. Allora, adesso ci andiamo a sentire il punto sul mercato del Lecce con Matteo Bottazzo e poi torniamo allo Sheraton da Giuseppe Andriani. 12 acquisti e un mare di operazioni in uscita. Il Lecce ha alleggerito la sua rosa e anche il suo monte ingaggi. Dopo le cessioni di giocatori del calibro di Taxidis e Mancosu e che incidevano non poco sul bilancio del club. Gli ultimi due arrivati sono Gargiulo, centrocampista giunto dal Cittadella, che potrebbe rappresentare l'arma in più nella mediana di Baroni lo scorso anno, con i 28 reti in 35 presenze. Oltre al centrocampista campano, è tornato nel Salento anche Castri Otto D'Armacu, difensore albanese che ha firmato un contratto triennale con il club salentino. Le scorie delle partenze di Mancosu, Calderoni e Vigorito hanno però minato un ambiente che oggi si domanda che cosa stia accadendo dietro le quinte. Intanto il mercato in entrata è chiuso, non arriverà la terza punta, con la speranza che Coda e Rodriguez possano godere di ottima salute da qui fino a gennaio. Altrimenti, come è avvenuto in queste prime due gare della stagione, Baroni non avrebbe alternative. In queste ultime ore di trattative però ci sono da risolvere le questioni relative alle cessioni di Pisacane, Benzar, Meccariello e Peganini. Non fanno parte questi del progetto e nelle prossime ore i loro agenti dovranno impegnarsi per trovare una nuova sistemazione per il resto della stagione, altrimenti sarà panchina amara per tutti loro. E allora Giuseppe, abbiamo ascoltato il servizio di Matteo Bottazzo, tanti gli esuberi in casa Lecce ancora da piazzare. Sì, tanti gli esuberi, una possibile cessione, quella di Gallo, che io non la definirei esubero. Piace al Brescia, piaceva qualche giorno fa, tra l'altro stamattina Corvino c'era, era proprio qui dove siamo adesso noi, nell'area esterna, con Stefano Trinchera che si è anche fatto un giro dentro, poi l'ho perso un po' di vista. C'è anche Sticchi Damiani, da stamattina è arrivato anche Sticchi Damiani, ieri invece c'erano solo Corvino e Trinchera. Ho parlato con qualcuno del Cosenza, ovviamente le fonti sempre riservate, Paganini sicuro, probabilmente anche Pisacane, cioè può darsi anche Pisacane, ecco, non mi sbilancio su probabilmente, dovrebbe essere anche Pisacane al Cosenza. Sul fronte uscite Vera rimane, da quello che risulta a me, e per il resto poi il mercato del Lecce si è chiuso ieri con quei due nomi, Gargiulo, Del Banco, insomma il mercato del Lecce secondo me poi si è chiuso ieri. Ci sarebbe il posto per un attaccante che potrebbe essere Graziano Pellè, però chiaramente su questo bisogna andarci cauti perché non è un giocatore come tanti, non è un giocatore comune per una squadra di Serie B e comunque si potrà fare anche domani perché, ripeto, è svincolato. Ecco, sì, a tal proposito… Ed è a Lecce. Sì, 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 sono d'accordo con te. Tra le altre cose, Giuseppe, abbiamo scritto anche oggi su tuttocalciopuglia.com un dettaglio riguardo il possibile scambio tra Lecce e Bari che poi è saltato. Sì, sì, quello è reale. Un paio di giocatori, Sabione, Perrotta, insomma, erano stati proposti dal Bari a Lecce in cambio di Pisacane. Non si era fatto non tanto per la volontà del ragazzo, quanto perché proprio il Bari avrebbe garantito comunque un buon contratto, quanto perché Dennis in realtà il Lecce voleva quantomeno provare a far entrare qualche soldo, diciamo così, non cifre alte, però sullo scambio chiaramente il Lecce sarebbe trovato, passami il termine, un esubero da piazzare poi subito dopo. Quindi Giuseppe, non ci aspettiamo colpi a sorpresa del Lecce?
No, colpi a sorpresa del Lecce in entrata, no, Dennis, assolutamente, secondo me no. Abbastanza ieri, chiaro. Ieri Corbino raccontava una cosa, no? Di quando andò via da qui, era forse il 2004-2005, di quando andò via da qui per tornare a Lecce, da direttore sportivo del Lecce, per tornare a Lecce, e per strada, arrivato a Roma con la macchina, si fermò e riuscì a vendere, in quel momento c'era, aveva Bocino, riuscì a vendere Bocino a 15 milioni, in serata prese Valdés, scambiandolo tra l'altro, quindi... Cioè, sì, tutto può essere. Anche se Corbino è uno che è più nelle ultime ore piazza i giocatori in uscita che il colpo in entrata, no? l'ho detto anche lui. Da sempre. Sì, è vero. Adesso, Giuseppe, ci focalizziamo sul Francavilla. Andiamo prima a sentire le dichiarazioni che ha rilasciato proprio il presidente Antonio Magri ieri ai tuoi microfoni a Milano all'hotel Sheraton, e poi facciamo il punto anche su qualche voce che è uscita in mattinata. Ieri, nel corso della penultima puntata del calciomercato, il presidente Antonio Magri, direttamente da Milano, ha fatto il punto sul mercato della Virtus Francavilla. Siamo anche qui per cercare di cogliere qualche opportunità, insomma, dell'ultima ora, perché poi si sa che questi sono giorni in cui, diciamo, si sviluppano tantissime operazioni, sia in entrata che in uscita, e quindi potrebbero essere, credo, una o due operazioni, ecco, massimo due operazioni. Abbiamo anche qualcosa in uscita, insomma, tanto non è un mistero, insomma, che sicuramente abbiamo tanti portieri in questo momento, e quindi abbiamo sicuramente da fare l'uscita di Crispino. Vedremo anche lì se ci sarà l'opportunità di farlo, altrimenti poi valuteremo con il calciatore. Ecco cosa fare. E in merito alle voci sul possibile arrivo di Vantaggiato, il numero uno biancazzurro ha parlato così. Un giocatore importante, guadagna cifre importanti, chiaramente è in uscita, insomma, dalla Ternana, però le distanze sono molto, diciamo, importanti, ma noi dobbiamo capire se il giocatore è anche giusto per noi in questo momento, perché abbiamo comunque Perez che tra 20 giorni dovrebbe rientrare. Siamo fiduciosi sulla riduzione della squalifica a Paterno, e quindi ecco, non so se può essere il giocatore giusto, considerando, ecco, l'ha detto anche il suo agente ormai pubblicamente, che chiede anche un biennale. E quindi stiamo valutando, ecco, in questo momento non ti so dire, non ti posso dare una risposta, però ecco, ci sono chiaramente anche tanti altri attaccanti disponibili. Ecco, io vorrei un giocatore che fosse subito pronto, insomma, per poter darci una mano in questo momento. Allora, Giuseppe, tu sei a Milano, io sono in questo momento negli studi di Francavilla, ma diciamo facciamo più o meno la stessa cosa, ovvero quella di andare a trovare la notizia, ed è notizia delle 14.45, un messaggio dell'agente di Daniele Vantaggiato che mi dice resta a Terni, quindi telenovela Vantaggiato Francavilla chiusa. Sì, ma Vantaggiato Francavilla, Dennis, credo che fosse saltata già da stamattina, nel senso che sinceramente te lo dicevo anche prima, ci siamo sentiti ovviamente in privato, dicevo ci credo poco, perché Vantaggiato aveva chiesto un biennale, come aveva specificato anche Magri, non sembrava un calciatore fisicamente pronto al momento per essere subito decisivo, e no, il Francavilla che io sappia sta cercando di virare, di cambiare un pochetto la strategia. Credo che a questo punto il Francavilla andrà in maniera un po' più forte su un centrocampista, per poi prendere un attaccante, passami il termine, tra virgolette, che possa essere un ricambio per i giocatori già buoni che ci sono, perché poi la Virtus davanti a Perez, Paterno e Kuban, che è destinato comunque a risalire le gerarchie anche in un contesto, diciamo, diverso. Quindi per me va così. Prima ne parlavo con Antena Sud 13, Tulissi può essere un giocatore importante da quel punto di vista, sicuramente, anche se c'è tanta concorrenza adesso. Sì, c'è la concorrenza di Andria e Taranto su Tulissi, che Giuseppe è comunque un calciatore che può fare al caso, non lo dicevamo, un centrocampista forte per la Virtus Francavilla, e poi magari un attaccante che possa giocarsi il posto con Perez e Paterno, anche perché il club, il Francavilla lo ha detto, per Paterno c'è fiducia su una riduzione della squalifica, Perez sarà in campo più o meno tra 15 giorni, quindi arriverà Tulissi, o meglio, arriverà un calciatore come Tulissi, pronto forse anche a dire la sua gara in corso, un po' come faceva Ciccone. Sì, io credo che a questo punto la struttura del mercato sia questa. Dennis, è anche vero che anche qui io ho l'impressione che 18:30-19 si svuoti tutto. Prima dicevo
nel collegamento precedente con Claudio Carbonara, che il Monopoli ha deciso di andare via alle 17.30, me l'ha comunicato poco fa il direttore sportivo. Quindi credo che anche qui bisognerà necessariamente accelerare, cioè questi sono proprio i momenti. Infatti della Virtus Francavilla, rispetto a quello che dicevo prima, al momento qui in giro non c'è nessuno, quindi probabilmente qualcosa stanno facendo. Non c'è nessuno nemmeno del Modena, eh? Sì, sì, tra l'altro ho cercato anche di captare a telefono il presidente Magri, ma mi dice al momento non ci sono novità di mercato. Giuseppe, andiamo a fare il punto adesso con una clip, con il servizio di Vito Di Noi sul Taranto, e poi dopo la pubblicità facciamo il punto anche su Monopoli e sulle altre squadre, facciamo una passione generale. Taranto che spinge per Cosenza e per Di Feo. Ore delicatissime in casa Taranto sul fronte mercato. Il club ionico è alla ricerca di due tasselli, un centrale difensivo e un esterno offensivo, che completino la rosa a disposizione di Laterza. Due le piste particolarmente calde. La prima, per la retroguardia, conduce a Francesco Cosenza. Un accordo di massima con l'atleta classe 86 è già in essere. Tuttavia, prima che il Taranto affondi il colpo decisivo, bisognerà attendere la rescissione del calciatore con l'Alessandria, club con cui è ancora legato fino al 30 giugno 2022. Gianmarco De Feo invece è il nome più in voga per rinforzare il reparto avanzato. Classe 94, l'atleta è in uscita dalla Bis Pesaro e nell'affare potrebbe rientrare anche Gianluca Mastromonaco. Si riducono invece le speranze di vedere in rossoblù Antonio Piccolo, che quasi certamente rimarrà al Catania. In uscita, oltre all'esterno ex tolentino, vi è anche il centrocampista Giuseppe Faiello, attenzionato da alcuni club campani di Serie D. C'è tempo fino alle 23, il Taranto è concentrato sulle operazioni, dopodiché sguardo rivolto alla prima trasferta stagionale, prevista per sabato sera a Campobasso. Da Arredo Casa Serafino, condizioni d'acquisto straordinarie su un arredamento completo. Con cucina, camera matrimoniale, soggiorno e cameretta. Una firma su proposte in grande promozione e in pronta consegna. Arredo Casa Serafino, Francavilla Fontana, via per Grottaglie, chilometro 2.6. La qualità è di casa. Ogni giorno diamo forma al latte per portare sulla vostra tavola solo prodotti di alta qualità. Venite a trovarci nelle nostre sedi di Brindisi, Mesagne, San Pietro Vernotico, Squinzano, Surbo, Lecce, Cavallino, San Cesario, Melendugno, Calimera e Martano. Caseificio artigianale L'Amor di Latte. Utilizziamo solo latte pugliese. Mettiti comodo e immagina la tua casa come l'hai sempre sognata. Lasciati ispirare dalle proposte online di Nuovo Arredo. Puoi chiamare in qualsiasi momento i nostri consulenti per richiedere assistenza. Perché noi di Nuovo Arredo ci prendiamo sempre cura di te, anche online. Pochi click e tutto quello che desideri a casa tua, in ogni luogo d'Italia. Nuovo Arredo Shop Online, pratico, sicuro, con la qualità di sempre. Vuoi tenere lontani i colombi da balconi, terrazze e tetto? Business Center 800 91 0605. Un team di professionisti al tuo fianco. Finalmente sto tornando. La mia missione è di occuparmi di voi e dei vostri problemi.
Vi terrò informati su tutto quello che accadrà in Puglia, in Italia e nel resto del mondo. Ci vediamo con il punto a settembre in prima serata. Ben ritrovati con il nostro TG Sport dedicato al calciomercato dall'hotel Sheraton di Milano, Giuseppe Andriani. Giuseppe, ben ritrovato. Nuovamente ben ritrovato, Dennis. E allora abbiamo fatto il punto sul mercato del Lecce, del Francavilla, abbiamo sentito anche invece il punto sulle trattative in casa Taranto con Vito Di Noi, che parlava di Ciccio Cosenza, ma c'è ancora grande distanza. E poi nelle ultime ore, Giuseppe, è uscito il nome di Vincenzo Sarno. Ed è uscito, sì, quello di Sarno, ma non è l'unico, Dennis, perché cioè, stanno trattando anche Pacilli. Montervino ha pranzato qui, è stato qui, abbiamo scambiato due chiacchiere poco fa, poi è andato via. Cioè è andato via, credo che sia in qualche camera, perché non è più in zona, quindi la realtà è quella. Sarno, Pacilli per l'attacco, De Feo, ma attenzione a una cosa, perché su Cosenza in realtà il problema non è tra il Taranto e Cono, tra l'altro è tornato Montervino, perché lo vedo parlare con qualcuno ed è proprio di fronte a me, non credo che voglia parlare, però vabbè, lo avremo più tardi. Su Cosenza credo che abbia un problema lui con l'Alessandria per liberarsi, non credo che sia un problema tra virgolette generico legato al Taranto, legato a qualcosa del genere, credo che si stiano trattando qualcosa di diverso, ma la storia Cosenza-Alessandria non è una storia semplicissima in cui districarsi, e non è semplice secondo me per lui nemmeno liberarsi, perché ci sono state delle situazioni precedenti in cui lui aveva rifiutato delle altre operazioni. Vediamo, io credo che la volontà ci sia, quella è la classica operazione che se si chiude si chiuderà un'ora e mezzo dalla fine del mercato. Sì, quando ormai ci si renderà conto che lo vogliono tutti e devono farlo. Sì, anche perché bisogna ricordare che Cosenza ha già detto sì al Taranto, quindi il problema è che o l'Alessandria libera Cosenza oppure si dovrebbe essere il Taranto a fare l'offerta che soddisfi l'Alessandria. In questo momento non c'è, le parti sono distanti. Giuseppe, forse dal Taranto, no? Ci aspettiamo qualcosina, uno o due colpi, come ce li aspettiamo anche dal Francavilla. Saranno un po' le due squadre più attive in queste ultime ore di mercato. Sì, anche se io mi aspetto due cose diverse, cioè il Taranto ha bisogno, Dennis, di fare due giocatori forti, perché se noi guardiamo la squadra di oggi, il Francavilla secondo me ha già una squadra forte per il proprio obiettivo, se noi guardiamo la squadra di oggi del Taranto, li metti Cosenza e Pacilio, Cosenza e Sarno, questa squadra cambia, cioè facciamo proprio un esempio, Cosenza e Sarno sono due giocatori che negli ultimi 4 anni hanno vinto la Serie C, in una squadra che viene dalla D con 8-9 riconfermati, con giocatori giovani di prospettiva, ma giovani, mi viene in mente Italeng per dire, insomma il Taranto ha bisogno di fare qualcosa in più secondo me in questo momento, cioè due colpi sì, ma devono essere due colpi di qualità. Sì, che possano far fare il salto di qualità. Adesso facciamo il punto sulle altre del girone C di Serie C e poi torniamo da Giuseppe Andriani. Mallamo e Gigliotti per il Bari, doppio colpo, ma la priorità di Polito adesso è quella di fare le uscite. In mattinata il direttore sportivo biancorosso si è visto poco e niente all'hotel Sheraton di Milano. Si è visto poco anche il Monopoli, ma in mattinata c'è stato un ennesimo contatto con l'entourage di De Santis, che può arrivare dalla Virtus Entella, storia vecchia ma mai chiusa per davvero. La fidel Isandria, con degli esposti sempre presente, invece può chiudere con un attaccante. Il direttore sportivo ha parlato chiaro, mercato importante, ma se arriva una ciliegina tanto meglio. La ciliegina può essere Davis Curiale in uscita dal Catanzaro, la concorrenza è tanta, un tentativo l'ha fatto anche la Virtus Francavilla, ma ad ora la Fidelis è in netto vantaggio su tutti. Manca l'assalto decisivo per la chiusura. L'alternativa può essere Torromino, che intanto va a dal via dalla Ternana. Ufficiale ormai da qualche ora, invece il rinnovo di Alessio Curcio con il Foggia, niente Modena, sarà rossonero, almeno fino al 2023. Giuseppe, è scatenato il Bari, che sta provando a piazzare qualche colpo, soprattutto centrocampo, dopo aver chiuso quella baraglia Terrani con il Padova. Sì, Dennis, qualche colpo anche a centrocampo, l'ultimo nome però per il Bari è Ricci, che era un altro giocatore comunque che sempre fronte Modena, ci sono tanti intrecci tra il Modena e le Pugliesi, e tra l'altro giocatore che ovviamente era già stato allenato anche, no, da Mignani, quindi credo che quella può essere un'altra situazione da tenere molto sotto controllo. Andrà via Sabbione e
attenzione anche un'altra cosa per il centrocampo, perché Tagardò sembra riemerso, lo vuole anche il Vicenza tra l'altro in Serie B. Bari adesso deve cercare di mostrare i muscoli. Bari che ha dato via Mercurio al Napoli a titolo temporaneo, ma andrà via anche Manè, sempre fronte Napoli. Mallamo è fatta, Gigliotti quasi. Queste le novità rispetto a, quando ho registrato quel servizio. Arriva ovviamente, come dicevamo prima, anche Rossetti, e adesso, per notizia proprio dell'ultima ora, se dovesse saltare, perché potrebbe esserci qualche problema su Terrani Baraglie, Terrani potrebbe essere girato per arrivare a Paponi. Ah, quindi questa è proprio notizia di adesso. Sì, sì, sì. Questa è una, anche perché il Padova ha ufficializzato in giornata l'arrivo di Ceravolo, quindi Paponi sì, è un calciatore in uscita. Per quanto riguarda l'Andria invece, abbiamo parlato di Curiale, sarebbe un altro colpo da 90 dopo Di Piazza, ma c'è anche un'alternativa a Curiale, Giuseppe. Sì, l'alternativa a Dennis è Torromino, che è una storia ormai vecchia, ma io ho l'impressione che alla fine sarà Torromino, farà come vantaggiato e rimarrà a Terni, perché questi sono giocatori che non sono facili da piazzare in questo momento, non è facile che qualcuno riesca, diciamo, a prenderli in maniera indolore. Vediamo un po', però per alcuni aspetti rimango un pochino scettico su quello più vicino Curiale, credo che siamo ormai dettagli, per come la vedo io si fa. Sì, sì. E il Monopoli invece ha annunciato nella giornata di ieri Amlili dal Bari, e nel primo pomeriggio, se non erro, è previsto un contatto nuovamente con Lentella per De Santis, no? Che mi pare essere il primo nome sulla lista del direttore sportivo Chiricallo. Sì, sì, in realtà, come dicevo prima, Chiricallo comunque a un certo punto andrà via, quindi deve chiudere nel giro di un paio d'ore al massimo. Ti dicevo invece su De Santis, in realtà sono i procuratori del ragazzo che stanno cercando di tenere contatti con Lentella, non è facilissimo, ma lo vogliono tutti anche questo. Forse solo Lentella non è convintissima della formula, però il Monopoli lo vuole, il ragazzo vuole, quindi penso che anche quello si potrà fare. E giusto per fare anche una panoramica completa su tutte le squadre del girone C di Serie C, ha chiuso il mercato invece il Foggia, ma da tempo, perché la lista è completa, probabilmente arriverà un classe 2002 under perché la lista lo consente, però è notizia delle ultime ore il rinnovo di Curcio. Giuseppe, del Foggia non credo ci sia nessuno a Milano. No. Non ho visto nessuno, poi se c'è qualcuno, diciamo, si è nascosto bene, perché non ho visto il direttore Pavone. Sempre sul Foggia, sì, Curcio rinnova fino al 2023, era la stessa proposta che gli aveva fatto il Modena, che poi invece è andato su Tremolada. Sicuramente questo è un gran colpo, perché Zeman ci teneva molto al ragazzo. Sì, sì, ci teneva. Sì, ci teneva molto al ragazzo. Tra le altre cose, Giuseppe, al di là che poi il mercato di Serie D prosegue e quello degli svincolati prosegue, facciamo una panoramica anche per quanto riguarda la Serie D, perché sono arrivate un paio di ufficialità, cioè Diop al Gravina, De Colla al Fasano, Lobianize al Molfetta, abbiamo detto anche di Curcio, che ha rinnovato con il Foggia, per quanto riguarda la Serie C, e c'è un'ultima ora di tutto calciopuglia.com, ovvero Cristian Agnelli, ex Foggia, sposerà il progetto dell'Audace Cerignola. Non è un colpo da poco, Dennis, soprattutto a Cerignola, soprattutto in quella zona. Agnelli è stato capitano del Foggia ed è un giocatore sicuramente importantissimo. Sono colpi importanti, per la D c'è ancora tempo, ma questa è una giornata che qualcosa in D la smuove pure. Tra l'altro, sì, dico, ho salutato con enorme piacere, a proposito di Serie D, perché era qui prima, pensavo tra l'altro di riuscire a intervistarlo, ma credo si sia allontanato un attimo. Mi hanno distratto un attimo su. No, ti do un aggiornamento, Denis. Stanno trattando in questo momento Lecce e Cosenza per le due uscite, per Paganini e per Pisacane. Sì, si sono appartati proprio in questo momento. C'è Trinchera che lo sta trattando. Sì, tra le altre cose, mi pare che questo. Quello che dicevo prima, Dennis, il direttore che ho salutato prima e che mi ha fatto molto piacere rivedere, che spero che poi stasera avremo qui, è Marcello Pitino, ex Castellan. Ah, sì, sì, sì. E poi mi sono interrotto perché stavo guardando in lontananza. Tra le altre cose, Giuseppe, credo ci sia già, da quello che abbiamo un po' percepito questa mattina, un mezzo accordo, no, tra il Cosenza e Lecce per quanto riguarda Paganini. Forse si sta cercando di trovare l'intesa per Pisacane, da quello che ci risulta un po' dalle verifiche di stamattina.
Sì, è così, è così. Paganini già fatto, andrà via, anche perché ormai viene chiuso, Pisacane forse un po' meno, però io credo che la situazione sia, tra virgolette, inversamente proporzionale. Il Lecce ha bisogno di far partire Pisacane. Se Paganini rimane a Lecce, secondo me è un giocatore che fino a fine stagione le sue presenze le farà. Pisacane no. Pisacane ha anche un ingaggio, credo, un po' più alto, quindi il Lecce ha bisogno di... Giuseppe, prima di salutarci, tra l'altro vedo che partire Pisacane, okay. Il Cosenza ha bisogno di prendere Paganini e credo che si verranno incontro e arrivano. Sì, si era congelato un po', sì, si era un po' congelato il collegamento. Giuseppe, prima di salutarci, rinnoviamo anche l'invito questa sera perché c'è il calciomercato in diretta. Dalle 19, Denis, alle 19, Antenna Sud 85, Antenna Sud 13, Cristina Cavallo e Matteo Bottazzo. Pensate un po' il ritorno di Matteo Bottazzo su questi schermi. Mi sono preparato una serie di spot. Quindi in studio, insomma, ci divertiremo, Denis, ci divertiremo tanto come abbiamo sempre fatto. Io, prima di chiudere, in realtà, visto che poi tu stasera non sei in diretta con noi, ti volevo ringraziare per tutto, insomma, perché è stato sempre la regia e la mente di questo speciale mercato, insomma, a 360 gradi. Tra l'altro, lo vedevo stamattina dall'Accade Oggi di Facebook, è l'ottavo che facciamo insieme in diretta TV, come sì, mercato. Sì, quindi. Sì, sì. Mi fai commuovere. Grazie, Giuseppe, buon lavoro. Ciao, Denis, buon lavoro a voi. Siamo arrivati in chiusura con il nostro TG Sport, grazie per essere stati in nostra compagnia alle 19 in diretta su Antenna Sud 85.